Eccoci ragazzi, salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Fable, ve l'avevo annunciato in live, ve l'avevo già detto che ultimamente mi era venuta una voglia matta di rigiocarmelo e quindi ne approfitto per registrarlo e successivamente pubblicarlo su YouTube. Questa sarà una classica serie che uscirà tutte le domeniche, dato che le domeniche le utilizzo per inserire per l'appunto diciamo, le serie retro della mia infanzia o comunque che hanno scolpito fondamentalmente il mio carattere da videogiocatore. E quindi Fable è un'altra di quella mina che ho avuto modo di poter giocare e rigiocare più e più volte e che oggi voglio condividere con voi. Lo conosco molto bene. Mi ricordo diverse cose che vi farò vedere durante questa run. Vi farò vedere dei trucchetti, vi farò vedere anche dei glitch, vi farò vedere comunque delle cose che vi consentiranno comunque di rompere letteralmente il gioco. E
e che vi consentiranno fondamentalmente di avere un'esperienza diversa rispetto alla classica esperienza che si può fare completando soltanto la storia di Fable. Detto ciò, direi di non perdere tempo. Ovviamente qui mi fa ricaricare la partita, ma io in realtà non la vorrei ricaricare. Non so se posso fare magari un nuovo profilo, magari, perché ho comunque dovuto settare tutte le impostazioni audio e video per evitare di farvi esplodere le orecchie, dato che a me sono esplose. Vediamo se qua mi ricarica il filmato. Se non ricarica il filmato, lo resettiamo. Nel profondo della foresta di Albion si trovava il villaggio di Oakvale, immutato nel tempo e non corrotto dalla spada. Qui viveva un ragazzo con la sua famiglia. Un ragazzo con un grande sogno: diventare un eroe. Si immaginava come un nobile cavaliere oppure come un potente mago. Altre volte sognava di diventare un guerriero malvagio. Ma fra tutti questi sogni di grandezza, non poteva avere idea di quale glorioso destino lo attendesse. Forza, sveglia! Sognavi, vero? Sempre con la testa fra le nuvole, proprio come tua madre. Allora, andrai a cercare tua sorella? È fuori che gioca vicino al cancello per i campi dei tumuli. Non le hai ancora dato il suo regalo di compleanno? Non dirmi che te ne sei dimenticato. Beh, figliolo, stavolta dovrai cavartela da solo. Facciamo così. Ti darò una moneta d'oro per ogni buona azione che farai a Oakvale. Dovrebbe bastare per comprarle un regalo. Adesso muoviti e tieniti lontano dai guai. Eh già. Che bello, ragazzi. Siamo su Fable. Madonna, da quanto tempo lo volevo rigiocare. Ciò che ha detto il filmato introduttivo è tutto vero. Qui si ha la possibilità di poter diventare buoni o cattivi. Questa era una cosa che per i tempi era una meccanica totalmente fuori di testa, perché non era mai successo che all'interno di un gioco si potesse effettivamente essere cattivi. E noi qui potremmo esserlo. Potremmo fare delle buone azioni per diventare dei cavalieri buoni, o potremmo fare delle cattive azioni per diventare dei cavalieri cattivi. Quindi questa era una meccanica che ai tempi era veramente fuori di testa, mentre invece adesso comunque ci sono tante interazioni che ti consentono di modificare o comunque di poter personalizzare il personaggio nei diversi giochi che si vanno a sviluppare oggi. Ma per i tempi in cui è uscito Fable, questa era una cosa a dir poco fuori di testa. Ok. Io già ho sistemato tutte le impostazioni grafiche, tutte le impostazioni di, in generale, di comandi, eccetera, quindi dovrebbe andare tutto bene, dovrebbe vedersi tutto bene, spero, ovviamente. La risoluzione ovviamente è quella che è, perché anche se l'ho messa a 1920x1080, il mio monitor, essendo comunque in 4K, giustamente ha una risoluzione un po' particolare. Infatti la mappa si vede un po' piccolina, gli HP si vedono un po' piccolini, perché questi erano comunque giochi strutturati per un monitor molto più piccolo. Ora non so se io posso effettivamente magari non so se effettivamente posso modificarli, perché qui non c'è nulla. Allora, metto la sincronia verticale per una questione di pulizia d'immagine, così almeno evitiamo sfarfallamenti causati appunto dal frame rate troppo elevato. No. Opzioni di gioco, no, purtroppo... No, purtroppo l'HUD non possiamo migliorarlo. Va bene, andiamo avanti. Allora, cominciamo prendendo a calci la gallina, bella, bella roba, e quello che ci ha detto praticamente nostro padre è che dobbiamo fare delle buone azioni per comprare appunto il regalo a nostra sorella, dato che oggi fa il compleanno. Allora, iniziamo a cercare delle buone azioni. Dov'è tua sorella? Di nuovo in giro a giocare per i fatti suoi, scommetto. Che strana ragazzina. Con Tab si può parlare, tra l'altro, In alto, nella mappa in alto a destra, si vede piccolino, ma ve lo spiego io, è possibile vedere tutte le interazioni che è possibile fare all'interno della città. Infatti tutti i pallini verdi sono persone con le quali potete parlare. Quindi in questo caso noi andiamo di qua, subito,
per iniziare le nostre buone azioni. Via di qui, siamo occupati. Cosa? Ero solo... Io non ho nemmeno mai visto questa donna. Chi è? Ascolta, figliolo. Tieni la bocca chiusa, capito? Mia moglie è a casa con i bambini e io dovrei essere al lavoro. Ma un uomo dovrebbe fare quello che gli piace, non pensi? Ti dico una cosa. Se mantieni questo piccolo segreto, ti darò un pezzo d'oro. Vedete? Già qui si può iniziare a fare la propria scelta. Quindi iniziare ad essere, diciamo, cattivi o comunque seguire un... diciamo un percorso più malvagio oppure buono. Qui in realtà si può effettivamente scegliere di evitare di raccontare questo segreto per guadagnare una moneta in più. Perché noi comunque potremmo comunque andare dalla moglie e successivamente spifferare quello che ha fatto l'uomo. E quindi di conseguenza guadagnare poi la moneta anche dal nostro padre. In questo caso facciamoci corrompere. Bravo ragazzo, tieni. Prendi quest'oro. Il mio consiglio è di non diventare mai schiavo di una donna. Pensa solo a te stesso. Dimentica tutti gli altri. Ok. Quindi hai compiuto la tua prima cattiva azione. Infatti, come potete vedere, abbiamo il diavoletto che spunta. Abbiamo guadagnato una moneta, ma al tempo stesso abbiamo anche... Non riesco a smettere di pensarti. Abbiamo anche fatto la prima azione cattiva. Ok, a questo punto scendiamo. Ovviamente i personaggi Viola, come potete vedere con Laura Viola, non hanno un'interazione specifica, mentre i personaggi con Laura Verde sì, quindi potete parlare con i personaggi con Laura Verde per un'interazione particolare. Salve ragazzo, sono un mercante e mi piace andare in giro per il mondo a comprare e vendere oggetti, specie a gente raffinata come te. Una ragazzina mi ha detto che hai una sorella e che è il suo compleanno. Esatto. E pare che tu non le abbia ancora preso un regalo. Eh no. Ho proprio qui una bella scatola di dolci. Sicuramente tua sorella li gradirà. Ti costeranno solo 3 pezzi d'oro. Magari dopo, ma sbrigati prima che me li mangi io. Ricorda, costano solo 3 pezzi d'oro. Esatto, quindi noi il nostro obiettivo è quello di fare le azioni per poi ottenere appunto... le monete d'oro da scambiare per i cioccolatini per nostra sorella. Quindi andiamo ancora in giro e vediamo se ci sono altre belle azioni da fare. Qui ovviamente non c'è nessuno. Qui non c'è nessuno. Ecco, qui c'è una donna. Dov'è quello sfaccendato di mio marito? Con qualche donna, senza dubbio. Porto avanti la sua casa, cresco i suoi figli. E cosa ricevo in cambio? Niente. Se lo vedi in giro, me lo dici, vero? Ecco, e adesso cosa possiamo fare? Vogliamo informare la donna del tradimento del marito? Assolutamente sì. Bene, vado e lo faccio diventare cibo per Volverini. Grazie per avermelo detto, ragazzo. E quindi abbiamo compiuto la nostra buona azione e di conseguenza abbiamo guadagnato la moneta sia dal tizio che ci ha corrotto e sia dalla buona azione che faremo grazie al padre. Ok, quindi una buona azione è fatta. Conosce la differenza tra... Molto bene. Ti ho preso, piccola canaglia. Ops. Ho sentito dire che non ti sei comportato molto bene. Ops. Complice in un illecito tra un uomo e una donna. Questo tipo di comportamento è inaccettabile. Ma non è vero, l'ho avvertita la moglie. Se solo avessi più anni, verresti arrestato e finiresti in prigione. Mio giovane amico, vale davvero la pena di comportarsi così? Per ora farò finta di niente, ma pensa a ciò che ti ho detto. Esatto, questo in teoria è un tutorial che comunque viene fatto al giocatore, perché quando si fanno le cattive azioni all'interno della città o quando il tuo tasso di malvagità è molto elevato, potresti avere dei problemi in generale con alcune persone all'interno della città. Quindi gente che non ti vuole vendere le cose, gente che non ti affida delle missioni, gente che ti tratta in maniera particolare e via dicendo. In questo caso ovviamente non succede nulla, perché questo è semplicemente una fase iniziale, è un tutorial, ma non è un problema. In questo caso ancora non è un problema. Ecco, qui c'è un'altra missioncina. Oh, grazie.
grazie al cielo! Potresti farmi un favore? Devo espletare una funzione fisiologica. Resta qui a dare un'occhiata alla merce, bravo ragazzo. Rimani in mezzo a queste due pile e non muoverti. Quando tornerò, metterò una buona parola per te. D'accordo, non ci vorrà molto. Va bene. Ok, e in questo caso noi dobbiamo restare semplicemente fermi qui. I barili di quel magazzino contengono alcuni oggetti interessanti. Presto, mentre è via, apri i suoi barili e guarda cosa c'è dentro. Ecco, qui abbiamo il diavolo tentatore. A meno che tu abbia troppa paura o che tu sia una ragazzetta senza coraggio. Ecco, classico sprono. Forza, con insulto. Andiamo a divertirci un po'. Vedete, lui praticamente mi... Pensi di rimanertene lì come uno stoccafisso? Ecco, mi provoca. Ma essere buoni è così noioso. In questo caso... fare a pezzi le cose? In questo caso non mi conviene sfasciare le casse, perché non andiamo, troverei nulla di tempo, così tanto interessante. Meglio qui fare soltanto la buona azione. Non sei affatto divertente. Vedete, lì in alto a destra nel frattempo c'è il tempo che scorre prima che ovviamente la quest si completi. Bene, fai pure la tua buona azione. Anche in questo caso, se io mi fossi messo a sfasciare le casse, avrei avuto il richiamo del poliziotto. Ma in questo caso... Eccellente! Grazie, ragazzo, mi hai fatto un gran favore. Riferirò a tuo padre che sei stato davvero un bravo guardiano. Ok, e qui abbiamo ottenuto un'altra buona azione. E quindi siamo già a due buone azioni. Vedete, qui praticamente c'erano le casse. Questi barili si possono rompere. Per colpirli, mettiti davanti ad esso e premi il pulsante sinistro. Ricorda però, questi barili non sono di tua proprietà. Quindi in questo momento, avendo preso comunque la buona azione... possiamo fare questo. Ecco, hai compiuto una cattiva azione. Vedete? E adesso però non subiamo praticamente nulla, perché la buona azione l'abbiamo già presa. E possiamo comunque sfasciare tutto il contenuto delle casse. Il ragazzino ci ha detto che ovviamente c'erano degli oggetti interessanti. In realtà... in realtà, avete visto, abbiamo trovato praticamente un insetto, un nemico. Queste casse non si possono rompere perché non hanno nessun segnale. Qua dentro sì, dovrebbero esserci le altre. Ecco, anche qua abbiamo... abbiamo i nemici. Non mi ricordo se questi nemici spawnano perché ho già completato la missione o se effettivamente erano già così. Perché era una sorta di trappola appunto fatto dal gioco che ti puniva, tra virgolette, per aver fatto la cattivazione. Allora, parliamo con la ragazzina. Hai trovato qualcosa nei barili? Ecco, vedi? Ho perso Rosie. Non ricordo dove l'ho lasciata. Non riesco a trovarla. Oggi dovevo cambiarle il vestitino. Ti prego, aiutami. È un'adorabile bambola di peluche con una toppa sulla schiena. Esatto. Cosa? Di nuovo tu? Eccoci. Ho sentito delle tue malefatte pressoché regolari. Ci diamo una calmata? Distruzione di beni personali altrui. Complice in un illecito tra un uomo e una donna. Ti rendi conto in che guaio saresti se non fossi così piccolo? Esatto, praticamente adesso siamo dei teppisti. E cerca di non metterti più nei guai. Va bene, signor capitano. Allora, dobbiamo ritrovare anche la bambola di... la bambola della nostra amica. Quindi... aiutatemi, vi prego. Se ne va in giro per la città a prendersela con tutti quelli più piccoli di lui. Ma tu sembri forte. Scommetto che potresti spaventarlo una volta per tutte. Puoi colpire personaggi solo quando questi sono evidenziati in rosso. Per attaccare un personaggio neutrale premi spazio per bloccare la mira su di lui e poi premi il pulsante sinistro del mouse. Quindi io posso colpire lui. Cosa vuoi? Mi sto semplicemente occupando di questo marmocchio. Però sentite la controfferta. Mi irritava vederlo giocare con sua sorella e con quello stupido orsacchiotto. Eccoci. Adesso non vuole darmelo solo perché ho detto che gli avrei staccato la testa. Bene. L'ho avvisato, se non fa quello che gli dico, gli renderò la vita un inferno. La prossima settimana voglio vedere più oro. Fa male! Cosa stai facendo? Ecco qua. Mi dispiace, lo lascerò in pace, ma per favore, non picchiarmi più.
Grazie, lo hai fermato in tempo. Grazie ancora. Ebbene sì, noi potevamo picchiare anche lui. Rosy, con te sarà al sicuro. Hai compiuto una buona azione. Ricorda di parlare con tuo padre per ottenere la tua ricompensa. Sì, ragazzi, avrei potuto picchiare anche il bambino piccolo. non è una cosa bella in realtà. Sì. Hai trovato Rosy. Rosy, dobbiamo cambiarti i vestiti. E abbiamo fatto un'altra buona azione. Quindi, come potete vedere, ne abbiamo 4 in totale. Se non ricordo male, potevano essere 5. Non mi ricordo se potevano essere 5. Forse potevano essere 5, ma non ci faccio caso in realtà. Anche perché qui sotto in fondo c'è la sorella. Però non mi ricordo se c'era un'altra buona azione che potevamo fare. Ecco, vedete, qui c'è la sorella. Però per il momento non possiamo parlarle perché non abbiamo ancora il regalo per lei. Quindi dobbiamo prima prendere il regalo e poi successivamente far partire il dialogo che farà, diciamo, darà via ufficialmente al gioco. Quindi avremo poi la possibilità di iniziare ufficialmente Fable. Torniamo dall'uomo, vediamo, vi faccio vedere l'azione. Sei uno sporco maiale. Dovrei ridurti a pezzettini. Non insultarti. Ti ringrazio per l'informazione, ragazzo. Su. Beh, se credi che me ne starò qui a cucinare, pulire per te mentre tu sei in giro a divertirti. Niente, è qua praticamente disintegrato moralmente quell'uomo. Ok, parliamo col padre. Sono un uomo di parola, quindi eccoti l'oro per le tue buone azioni. Grazie. Ma se credi che chiuda un occhio sul tuo misfatto, ti sbagli di grosso. Eh già, perché è stato informato comunque delle malefatte che abbiamo Ascolta, fatto. Cerca di stare alla larga dai guai. Fallo per me. Beh, credo tu ne abbia abbastanza. Hai parlato con il mercante? No, adesso ci vado. Ora possiede abbastanza denaro per comprare un regalo a tua sorella. Il simbolo dorato sulla mappa indica dove si trova la persona, l'oggetto o il luogo verso il quale devi dirigerti. Il tuo obiettivo principale ti verrà sempre indicato in questo modo. Questo ovviamente è casa nostra. Potete anche cercare tra gli oggetti, tra le varie cose. Questa sarà una meccanica che comunque potremo sfruttare anche in futuro nelle altre case. La mamma poi non ci dice mai dove va, ok. Giorno 18, questo è il diario della sorella, quindi non c'è nulla di interessante. E adesso possiamo andare dal mercante, quindi in poche parole abbiamo 6 monete, perché abbiamo preso 4 monete. Conosce la differenza tra bene e male. Già si sta iniziando. Dopo averti aiutato nei tuoi lavori, ti ruberà le mele. Ecco, vedete, già si sta iniziando a spargere la voce nella cittadina che noi appunto non siamo dei bravi Sei ragazzi. Fortunato. Non ho ancora venduto i dolci. Per solo 3 pezzi d'oro. Sì, dammeli. Ecco, ragazzo. E abbiamo adesso la scatola di cioccolatini. Scorte disponibili. E inoltre abbiamo 3 monete in più proprio perché abbiamo fatto quelle cattive azioni che ci hanno dato quel bonus di monete iniziali. Non è nulla di che, ovviamente, avere 3 monete d'oro perché ne potremo fare centinaia di migliaia in futuro, ma è semplicemente per far vedere come il gioco può cambiare e soprattutto come le interazioni possono cambiare quando ovviamente effettuate un'interazione o comunque un'azione rispetto a un'altra. Ok, qui praticamente c'è tutta la zona e parliamo adesso con nostra sorella. Ciao, fratellino! Spero che tu non ti sia dimenticato che giorno è oggi come l'anno scorso. Mi dispiace di averti svegliato la notte scorsa. Ho avuto un altro di quegli incubi. Mi trovavo in un campo e all'improvviso è successo qualcosa. Ma non riesco a ricordare cosa. Ma non preoccuparti, sto ancora aspettando il mio regalo. Ecco, qui possiamo regalare già subito i cioccolatini. Sapevo che mi avresti portato dei cioccolatini, proprio come nel mio sogno. Esatto, la sorella Avanti, è una veggente. Mamma sarà di ritorno a momenti per la mia festa. Ok, e adesso praticamente possiamo ritornare a casa. Ma... Aspettate, c'è qualcosa che non va. Banditi! Sta succedendo veramente. Sono qui.
Devi nasconderti. È uno. Il male era giunto a Oakvale. Banditi con torce e spade si aggiravano pronti a uccidere e bruciare. Fiamme rosso sangue illuminarono la notte. Gli abitanti del villaggio imploravano pietà. Ben presto i cadaveri riempirono le strade. I razziatori raggiunsero l'ultima casa, dimora di un ragazzino e della sua famiglia. Per loro avevano compiuto quel massacro. Il padre si batté per difendere la propria famiglia, ma non era un guerriero e cadde ferito a morte. I banditi misero a soqquadro la casa senza trovare il ragazzino. Nonostante le torture e le minacce, la madre e la sorella mantennero il segreto e vennero rapite. Dai boschi circostanti, il ragazzino vide la sua famiglia distrutta e tutta la sua vita ridotta in fumo. Era solo. Ed è così che comincia una delle storie più classiche di qualsiasi gioco di ruolo, ovvero Fable. A questo punto possiamo girare per la città, ma non troveremo altro che fiamme, cadaveri e ovviamente tutte zone bloccate, perché ci devono necessariamente trasportare verso casa nostra, per sbloccare ovviamente il dialogo che ci consentirà di andare avanti. Dobbiamo andarcene. Non è sicuro qui. Sono tutti morti. Tu non vuoi raggiungerli, vero? Allora, dammi una mano. Ovviamente, che alternative ha? Pensavo proprio che avessi un po' più di fegato. Andiamo. Ragazzo, risparmiati. Non devi combattere contro di me. Forse non te ne sei accorto, ma ti ho appena salvato la vita. Non c'è più niente per te a Oakvale. E se non te ne vai subito, farai una brutta fine. Vieni con me. Mi chiamo Dedalo. Sono il capo della Gilda degli Eroi. Ne avrai sentito parlare? Non troverai posto più sicuro in tutta Albion, né una dimora migliore. Se cerchi vendetta, ti servirà l'addestramento che solo noi possiamo offrirti. Eroi che parlano di vendetta? Eccoci. È un po' particolare come cosa, eh? Ti presenterò al maestro della Gilda. Sarà la tua guida d'ora in avanti. Ho un nuovo studente per te. Mettilo nel dormitorio di sopra con la ragazza. Non sembri affatto un eroe, ma Dedalo non è uno sciocco, almeno credo. Bene, seguimi. Dividerai questa stanza con Sussurro, uno dei nostri allievi più promettenti. Al momento sta giocando nel bosco, ma la incontrerai domattina. Adesso però faresti meglio a riposare. Domani inizia l'addestramento.
È ora di svegliarsi. Devi essere il mio nuovo compagno di camera. Ti facevo più alto. Il mio nome è Sussurro. E sono qui già da un mese. Finora ero in camera da sola. Ma non importa. Sai che parli nel sonno? Devi aver fatto un incubo spaventoso. È comune nella prima settimana. Qualcuno non resiste proprio. Nemmeno tu se non ti dai una mossa. Il maestro della Gilda ci aspetta nella sala della mappa. Non vorrai far tardi il primo giorno? Seguimi. Il maestro della Gilda si sarà stancato di aspettarti. Forse è nel campo di addestramento dall'altra parte del fiume. Andiamo. E qui noi per il momento ci salutiamo. Qui comincerà la nostra avventura in Fable. Comincerà ovviamente l'addestramento, che faremo tutto nella seconda parte che registrerò di seguito. E noi come sempre ci vedremo con il prossimo appuntamento. Quindi grazie per essere stati con me e alla prossima.